Onoratissimo di essere qui a Novara, soprattutto devo dire personalmente, lo dico, un grazie di cuore all'ACI storico di Novara, alla città di Novara, al presidente e soprattutto al direttore Paolo Pinto. Per cui sono qua oggi per questi grandi inviti perché, come vedete, questa preziosissima Fiat 600 del 1955, anzi 13 giugno 55, fa 69 anni, è una delle primissime Fiat 600 circolanti in Italia. Questa 600 me lo donò il mio amato professor Giorgio Brunelli, fondatore della microchirurgia mondiale di Brescia, per fare sì che potevo portare un po' la passione a divertirmi con le auto storiche, ma soprattutto per portare una testimonianza riguardante il fattore della disabilità, cosa compete una persona disabile, però non soltanto che è il disagio fisico, ma alla fine può tornare a vivere innumerando tante passioni. Io con questa 600 ho girato mezza Italia, no? A volte mi ha lasciato anche a piedi. In tutti questi anni, nella mia testimonianza, come vedete qua la mia autobiografia, voglio di camminare, sono anche il primo paziente al mondo che ho donato il mio corpo alla scienza per far sì di aprire una porta, come disse Rita Levi-Montalcini, il calcio di inizio al pallone affinché la ricerca sulle lesioni midollospinali riprendesse il suo percorso. Di strada ce n'è ancora tanto da fare. L'augurio è quello di continuare con armonia e amore e fratellanza, di fare le cose così con semplicità, con passione, perché chi aiuta l'uomo aiuta se stesso e aiuta la scienza. Nella vita non è importante chi arriva prima, no, oppure è giusto prendere un premio, ma l'importante è dare la parte migliore di noi stessi.